Salve, Damiano Conte, sempre del Grappalug. Intanto vi ringrazio per la presenza, ringrazio anche il Comune di Bassano e l'assessorato alla promozione del territorio e cultura e naturalmente il Grappalug che mi permette di fare questo talk. Oggi parlerò di alcune città, sono casi di studio, dove andremo a vedere perché conviene Linux e perché conviene metterlo, installarlo, qual è, diciamo, la cosa fondamentale, diciamo, che permette di risparmiare un certo budget. E conoscendo il fatto che tutti sappiamo che siamo in un periodo non dei migliori per le spese, forse faccio un pensierino a questo tipo di sistema operativo, non sarebbe neanche male. Andiamo a vedere intanto Monaco. Monaco ha fatto, è la terza città della Germania come numero di abitanti, 1.500.000, non è male, con 33.000 dipendenti pubblici, di cui 16.000 usano il PC, e non è poco, 16.000 installazioni non è da poco. Da quando è finito il supporto di XP, questo aprile, molte di queste installazioni hanno creato problemi, non solo perché sapete benissimo, non avendo il supporto per la sicurezza, per tutto quello che riguarda questo sistema operativo, è stato anche molto longevo come sistema operativo e molte pubbliche amministrazioni l'avevano adottato, però purtroppo adesso è andato. I costi di migrazione che proponeva Microsoft dagli Steam prezzi, sappiamo che dopo lo ha Steam, dagli stino prezzi si parla di una migrazione da XP a 8.1, ti costa la modica cifra di 119 euro, da XP a 8.1 Pro 279, naturalmente se prendi licenza studente sono 59,99, perché 60 euro si fa fatica a dirlo, ma comunque sono prezzi, numeri, moltiplicato per un certo numero di installazioni non è veramente male. Vero che anche Microsoft dice piano, noi facciamo anche prezzi di bundle, quindi prezzi anche di numero, però sono sempre soldi, perché la licenza la devi pagare, che sia una OEM, che sia una licenza, la devi pagare. E naturalmente Microsoft non ti presenta la licenza di 7, ti presenta, ti dice ti devo dare l'ultima, quella che è uscita, 8.1 Pro per la precisione. Fate i vostri conti, fate i dovuti conti, mi sono permesso di farli io per voi oggi, e praticamente ci troviamo che sempre Monaco propone un'idea che è quella di installare Linux, che è una versione di Linux, si basa su una Ubuntu, e alla fine del 2012 sono state fatte migrare 12.000 workstation a Linux e ora sono 14.000 ad oggi. Pensate che il passaggio ha fatto risparmiare circa, ho fatto già i conti io per voi come dicevo prima, 10 milioni di euro, che non è che sono stati messi in tasca dal Comune di Monaco, ma li ha reinvestiti immediatamente in gestione, formazione, ricerca, eccetera, 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 per migliorare il livello lavorativo e qualitativo dei suoi dipendenti, in modo che tutto quello che viene fatto, notare bene che hanno avuto il supporto di un bel plotone di tecnici, però 14.000 workstation non è, 14.000 installazioni non è che le fa uno solo, a meno che non crediate che esista Batman, ma sicuramente questa gente ha dovuto pagare dei professionisti che comunque con 10 milioni di euro gli è convenuto alla grande. Peter Hoffman, responsabile del progetto Linux, proprio si basa su una Ubuntu, dice che proprio è stata fatta, la parte più importante è stata fatta da non solo i tecnici, ma da chi ci ha creduto al progetto, sia anche i dipendenti pubblici che hanno supportato questo progetto, perché se non c'è anche la base e il lavoro, diciamo, da parte di chi utilizza, ma hai della gente che ti
se permettetemi la parola, ti distrugge il lavoro, ti dice ma sai, io prima stavo meglio, cioè, tutti abbiamo il vizio, la forma di inerzia mentale di rimanere nello status che siamo, si fa fatica a cambiare, trovare un sistema, che trovare un modo, una metodologia che oggi, deve, oggi per domani ti tac si deve cambiare, è difficile, lo so, però mai si cambia, mai si passa a queste cose, a queste tecnologie. A volte bisogna anche avere il coraggio di dire mi butto e supporto al massimo il progetto. Quindi Hoffman diceva proprio grazie ai tecnici, sì, grazie agli operatori che hanno usato questo sistema e sono stati veramente contenti, ma anche la classe politica che gli ha dato una mano, una pesante mano di aiuto e un grosso supporto. Non è che al primo incidente, perché incidenti ce ne sono avvenuti a Monaco, vi assicuro, tutto il case history era presente in internet, a volte leggevi delle giornate in cui Hoffman aveva di quelle giornate terribili e diceva non è possibile che oggi ci hanno cassato giù, abbiamo avuto questi problemi, tutto viene, però devi avere anche un supporto dietro, e il supporto ce l'hai fondamentalmente, come dicevo, dagli utilizzatori, ma anche dalla classe politica che ti aiuta a sviluppare questo progetto che deve essere visto, perché si può presto cavalcare cavalcare tutte le idee, eccetera, è facile, perché specialmente in certi periodi fai presto a dire che bello, che bello, che bello, però piano, si fanno queste cose solo soltanto se hai un supporto e che ci crede, se no altrimenti non si fa. Comunque adesso per il momento sono 14.000 installazioni che stanno funzionando alla grande, stanno dando un ottimo servizio, dicono, a tutta la cittadinanza di Monaco di Baviera. Ginevra, ad ora il processo di immigrazione è passato a 170 scuole pubbliche, è stato già fatto girare, raccoglie i bambini nelle scuole pubbliche primarie, si raccolgono i bambini che vanno dai 4 ai 12 anni. E quindi queste sono proprio la base dei ragazzi. Pensate che questo è terminato appunto poco tempo fa. Adesso stanno finendo di migrare 20 scuole secondarie a Ginevra, e praticamente che sono i ragazzi che vanno dai 12 ai 15 anni, e per il prossimo anno scolastico si pensa che sarà la migrazione. Oltre che al solito risparmio, qui c'è anche un'altra, hanno puntato molto su un'altra politica, quella di far conoscere a 32.000 allievi circa un sistema operativo aperto, un sistema operativo non proprietario, e facendoli usare software per la didattica sempre non proprietarie. Sicuramente non rimanere ingabbiati nei sistemi proprietari, sappiamo tutti che è un vantaggio, perché tante volte molti sono costretti a scegliere il sistema operativo, dal sistema operativo sono costretti a scegliere l'applicazione, e tante volte cash alla mano non ce ne sono e devi passare sempre alla triste parola piratare, lo sappiamo tutti, è inutile che ci nascondiamo dietro agli stuzzicadenti, e questo non va bene, è scorretto, perché giustamente tu devi pagare un lavoro che fa una persona, un progetto, un'applicazione, eccetera, e allora se rimani ingabbiato sui sistemi proprietari devi anche prenderti i software proprietari a pagamento, altrimenti non ha senso, non è corretto istigare la pirateria. Questo è un concetto che appunto deve essere anche aperto, specialmente nelle giovani menti, non solo agli adulti. Gli adulti sanno benissimo cosa, ma anche le giovani menti devono capire che non è solo fare queste cose. Torino, un'altra città, il comune di Torino, per la storia che XP ci dava il saluto, ha preso la palla al balzo e ha detto cambiamo tutto su piattaforma, tutto il software, praticamente tutto il sistema operativo, e praticamente sono stati risparmiati la modica cifra di 6 milioni di euro, si è prevista di risparmiare la cifra di 6 milioni di euro in 5 anni, non è poco,
Perché qui un gruppo di esperti si è preso carico proprio di fare la migrazione. E quindi gente anche che sta facendo veramente un ottimo lavoro. Bolzano, altra. Noi pensiamo sempre che Bolzano ci vengono in mente i mercatini di Natale, vedete la foto, visto che ormai il clima è vicino, ma non tutti sanno invece che Bolzano ha dato il primo Natale proprio al software aperto, al software open source, alla niente più software a pagamento, ma meglio ancora software chiuso. Bolzano ha fatto questo fondamentalmente. Quindi ha dato veramente tutto quello che riguarda proprio la base del loro lavoro, dalle scuole alle pubbliche amministrazioni e tutto quanto, hanno fatto progetti sempre pensando al lavoro di dire non dobbiamo più essere ingabbiati su software proprietari. Questo progetto continua da anni, non è che loro sono stati i primi in Italia, però è da anni che continuano a lavorare pesantemente su questo e veramente loro stanno facendo, hanno dei risultati. Come diceva una volta un altro responsabile di questo progetto, noi la parola pirata l'abbiamo relegata ai film in TV, non usiamo più questa parola perché per noi pubblica amministrazione dobbiamo dare l'esempio per primi al cittadino che usiamo software libero e non più a pagamento. Questo non è male, anche questo, perché vuol dire mentalità aperta. Ma quello che noi ci poniamo a volte, diciamo, di fare, ma noi cosa stiamo facendo? Ma è bello vedere la realtà, Monaco, Ginevra, Torino, Bolzano, ma che belle. Ma qui in zona cosa stiamo facendo? Noi diciamo, gruppo Grappalug, non è che ci dormiamo sopra e non siamo di certo gente che si fa il proprio computerino e poi dice boh, guarda che figo, guarda che bello, non è che andiamo al bar a dimostrare a tutti che abbiamo il computer più figo o più bello della compagnia, ma facciamo anche noi dei progetti che poi vengono portati realmente in pratica. Che tipo? Uno dei primi, perché più che altro è, l'abbiamo fatto, diciamo, quest'estate, è stata la scuola secondaria di Torelli, qua davanti, potete andare a chiedere. Il progetto che è partito, l'abbiamo solo ripreso dal professor Gianluca Maestra, il professor d'italiano, è fortemente voluto anche dottoressa Paola Bertoncello, che era praticamente la dirigente scolastica, ha fatto in modo di dire basta, noi non vogliamo più essere ingabbiati sotto Windows, ma passiamo a Linux. E il professor Maestra giustamente ha fatto tutta un'installazione delle tutte le macchine, 28 PC, li ha trasferiti in Linux. Poi, col tempo, i ragazzi lo usavano, eccetera, e quest'estate abbiamo ripreso in mano il lavoro insieme col professor Claudio Segato, coordinatore del progetto, e del dottor Andrea Mrak, che ha dato una mano in scritto. Naturalmente abbiamo preso in mano la situazione, abbiamo preparato una distribuzione Linux per la scuola, era una Ubuntu 14.04 LTS, anzi una Xubuntu per la precisione, molto più leggera, molto più performante. Abbiamo caricato tutti i software per la didattica, software di qualsiasi tipo, persino software per la musica abbiamo messo dentro. Il fatto è che questi sistemi permettono di, avendo queste piattaforme aperte, che tanta gente ci può lavorare e sviluppare sopra. Ripeto, non è così però, non è così istantaneo, c'è un tempo di progettazione, di esecuzione, messa in campo e dopo praticamente collaudo finale e operatività.
voglio migrare, perché fra poco anche qui il supporto Windows XP sta andando, voglio migrare tutta la mia base informatica. Ho computer non tanto, diciamo, di ultima generazione, ma sono computer, insomma, che hanno il loro tempo. Mi fai la migrazione su Ubuntu? Vabbè, ho detto nessun problema, prendiamo una LTS, quindi abbiamo long time system, cioè praticamente servizio a lungo possibile, ecco, per capirsi. Una LTS ci permette di far dargli una vita di 5 anni al nostro amato sistema operativo. E gli ho installato una LTS, gli ho messo un sistema centralizzato di dati, un disco unico in rete, e naturalmente poi ho preso e a quel punto ho detto facciamo tutto, migriamo tutto, però devo avere l'aiuto, gli utilizzatori devono darti una mano, altrimenti non puoi avere la direzione da parte tua, puoi avere il sistema migliore di sta terra, ma se l'utilizzatore ti fa un muro addosso, non, cioè proprio di fronte, non farai nulla. Questo era il patto che avevamo stipulato con l'azienda, e il titolare ha detto ok, andiamo. A ottobre abbiamo fatto l'installazione, abbiamo cominciato, si dava supporto, si cercava di dare il supporto il migliore possibile nel tempo minore, proprio per fare in modo le piccole problematiche. E a un certo punto si è partiti, novembre, metà novembre più o meno, tutto il sistema è ripartito alla grande. Non è che li abbiamo tenuti fermi, ma si sa che quando si fa una migrazione bisogna farla meno indolore possibile, senza, consideriamo che, come dico io, si fa, è come cambiare le candele col motore acceso, un po' pericoloso, però si fa. Ecco, a caldo così l'abbiamo fatto, e a metà di novembre più o meno la situazione è andata a buon fine, tutto migrato eccetera. La mossa vincente è stata quella del titolare. Il titolare lì è stato veramente un grande, perché ha giocato una carta vincente, molto vincente. Ha preso, ha riunito tutti i dipendenti la sera, il giorno prima delle vacanze di Natale, 23-24, ora non mi ricordo preciso la data, e li ha riuniti, ha preso la lavagna Vileda e ha cominciato a scrivere i numeri sulla lavagna. Licenze Windows migrazione X euro, licenze software di videoscrittura X euro, licenze eccetera eccetera X euro, moltiplicato X computer, è venuta fuori un valore di una moltiplicazione. Cosa ha detto? Voi usate, siete in 8 e adesso divido per 8. È venuto fuori, più dopo l'installazione di questo dato, diviso 8. Guadagni del risparmio, poteva tenersi in tasca, in fin dei conti i soldi che ha investito erano i suoi, mica quelli dipendenti. Invece lui, facendo una mossa molto furba e strategica, ha detto io questi li metto proprio in campo, perché vuol dire che questi soldi ve li tenete voi, perché mi avete dato una mano nella migrazione. Questo è una mossa non da nobile, però anche furba, diciamo, anche se onestamente i dipendenti ne hanno, gli è andata bene. Nessuno si azzarda a pensare in quell'azienda di passare a altri sistemi proprietari, assolutamente, perché ha detto nessuno, anzi tutti sono stracontenti, tanto che tanti di quei dipendenti hanno cominciato a installarselo anche a casa, nel loro computer di casa, e naturalmente in realtà dove veramente ci si crede. Quello che è sempre importante è crederci, non fare progetti campati in aria, avere un buon partner a fianco, certo aiuta molto, perché un buon partner ti aiuta a fare veramente un bel progetto e portarlo a termine con le giuste dovute caratteristiche, che non è male. Certo che comunque bisogna avere anche lungimiranza. Questo, per esempio, la scelta di Ubuntu, mi diceva il titolare, e non gliel'ho detto io, è il titolare di questa azienda, mi diceva io lo preferisco perché so che è bastato vedere com'è andata con la versione di Office. Office, se ti mandano un file fatto con l'ultimo Office,
anche con 2007 in su, 2010, sai benissimo che c'è la nuova desinenza e non le leggi con le vecchie versioni, a meno che l'altro non abbia la capacità di dirti aspetta che ti faccio, te lo salvo in modalità doc e non docx. Ecco, lui dice, in fin dei conti, LibreOffice, OpenOffice, o cosa era prima, e lui usava ancora, usava StarOffice ancora, lui ha detto, io ho sempre visto ODT come formato, non è mai cambiato il formato, è sempre rimasto sempre fidelis nel tempo come i carabinieri. E questo perché, perché in realtà c'è la volontà di lasciare un prodotto che continui nel tempo. Uno che mi fa, che mi usa un StarOffice di 10 anni fa, me lo può dare sul mio LibreOffice e lo aprirò tranquillamente con tutta la sua bella formattazione. Magari qualcosa scapperà, sciocchezze rispetto a dirti non posso aprire il formato perché hai un altro formato di scrittura che non è compatibile con il mio. E questo è la cosa fondamentale. Purtroppo, secondo me, non è stata una cosa vincente, diciamo, quella di scegliere di fare questi formati diversi, ma quando vuoi ingannare il cliente. Io ho concluso, sono qui a vostra disposizione per domande, chiarimenti, dubbi, perplessità, quello che posso, nel limite del mio, il mio poco che so, nel limite però se posso dirvi qualcosa rispondere alle vostre domande volentieri. Sì. Della sede centrale qui, della scuola media. Della scuola media, questa qua davanti. Le scuole tecniche che hanno magari laboratori informatici con tecnico. Sì. Allora, ma le scuole tecniche, beh, usano, io ho visto chi usa per esempio, ecco, allora, qui diciamo sono tutte verticalizzazioni particolari che Autodesk, sappiamo benissimo, ha bisogno di una piattaforma Windows e purtroppo su queste cose bisogna andarci piano. L'emulazione di sistema operativo tipo vado ad emulare un Windows eccetera 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 ha dei problemi in quel caso lì, per esempio se usi software, perché abbiamo anche fatto delle prove eccetera, su certe versioni di diciamo di AutoCAD tanta gente, per esempio tante scuole devono rimanere sulla piattaforma Windows perché AutoCAD no, per il momento dice non prevede migrazione sotto Linux seria. Ci sono dei CAD che simulano, che sono vicini a AutoCAD, però non sono AutoCAD, sappiamo tutti l'operatore CAD diciamo è più delicato e quelle sono migrazioni diciamo in cui le scuole rimangono abbastanza fisse su questo qui. Per quanto riguarda invece l'applicazione, come dicevo prima, qui alle scuole medie, loro non usano CAD, non usano nulla, quindi videoscrittura e software per la didattica che Linux è pieno. Per quanto riguarda invece progettazione CAD e roba del genere, no, purtroppo devi rimanere ancora in ambito Windows, perché l'Autodesk, che adesso è stata acquisita anche dall'Adobe, se non sbaglio, una buona fitta, meno così dicono le notizie, i rumor, che sotto c'è Adobe dietro e non vuole migrare in ambiente, anche se onestamente vi dirò, macOS X sotto ha una base BSD, che è un'altra, diciamo, un'altra strada, diciamo, non è Linux, ma però è un sistema aperto anche quello. Fa parte dei famosi progetti FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, eccetera. Quindi in realtà sotto c'è un nucleo Unix, perché macOS ha un nucleo Unix, tanto che si apre un terminale, si scrive, apre il terminale, scrivo term e scrivo ls-l, mi viene fuori la lista delle cose, non devo scrivere dir. Ecco, su questo
fa capire che in realtà l'Adobe si ha investito un certo quantitativo di, diciamo, di lavoro, eccetera, ma non vuole ancora passare al mondo Linux. C'è un po' una politica così, che in realtà basterebbe poco, perché tra BSD e Linux, escludendo, vabbè, c'è il file system diverso, c'è, ma dopo il resto è abbastanza simile. Basterebbe poco per loro, solo che non vogliono fare questo tipo di passaggio, politica commerciale, non ci fai niente, diciamo. Ecco. Questo è più o meno cosa il dato di fatto, lo stato di fatto delle scuole. Dopo, ripeto, c'è chi ha fatto per esempio il dual boot su una scuola di Vicenza, ho sentito, ho letto, se non sbaglio, che hanno fatto il dual boot, cioè hanno fatto, se devi usare la macchina per fare altro tipo di lezioni, metti, cioè, il boot con Ubuntu, se no prendi e resti con Linux, che hai la tua licenza, il tuo software, il tuo CAD, e dopo parte, cioè dopo funziona. Quindi uno decide di fare il dual boot al limite, quindi doppia partenza, ti si presenta un menu dove dice: vuoi usare Ubuntu o vuoi usare Linux? Windows, scusa, e scegli quelli che ti servono. E in quel caso lì sono rimasti, perché avendo appunto le licenze di AutoCAD hanno fatto questa scelta. Le scuole proprio hanno fatto così. Sono stato sufficientemente, chiamo. Sì, tranquillo, non abbiamo. Sì. Sì, il papà. Ci siamo seduti là a tavolino. Abbiamo fatto una bella torrida giornata d'estate, che non ne abbiamo avuto molte quest'anno, però quelle poche che abbiamo avuto l'abbiamo beccata bella. È stata sfruttata bene. Quella torrida giornata d'estate l'abbiamo presa. Abbiamo fatto praticamente l'installazione. Allora, la cosa più importante è fare l'installazione per bene, fare una perfetta installazione, cioè un'installazione con tutto quello che serve. L'abbiamo fatta, poi il docente insieme a altre persone l'ha collaudata per bene, proprio ha lavorato in bomba, si dice, proprio ha fatto un'installazione, cioè la verifica, proprio un collaudo pauroso ma pesante anche, dove ha messo in rilievo tutti i problemi che erano legati al sistema. Poi, fatto questo, è andato tutto bene, collaudo eseguito perfettamente, abbiamo cominciato a clonare tutto, via, software o strumentazione di clonatura standard, non è che ho avuto cose difficilissime, ecco. E l'ho clonato e via, 28 macchine sono venute fuori in giro qualche giorno. Sì, non è che servono grandi dopo attrezzature, è fatta una, sono fatte tutte, dopo in genere le scuole comprano tutto in stock, in blocco, sono tutte uguali e cosa. Per esempio, un documento fatto con OpenOffice che ho, per esempio, su LibreOffice, mi scusi, fatto su Ubuntu, che io dopo lo do a uno che ha ipoteticamente Fedora, che quindi ha tutto un altro concetto vagamente diversa, e su certe cose il documento è perfettamente compatibile, da distribuzione a distribuzione, basta usare lo stesso software. Sì, non sono delicati su questa cosa, cioè anche ipoteticamente il file che lo generi con macOS lo puoi dare tranquillamente a uno che ha Linux, ma anche uno che ha Windows, perché LibreOffice io lo posso installare anche su Windows, su Macintosh e anche su Linux, che mi viene in mente, so che c'è una versione che già anche su Mac, adesso non so se l'hanno fatta anche. Quindi la realtà è che questi software, diciamo, liberi permettono anche di lavorare su piattaforme diverse in tutta tranquillità, non cambia niente, assolutamente non cambia. Dimmi. Sì, Linux. Del fatto che il comune, comunque qualche dirigente
fake, sì, ho sentito anch'io questa, però da quello, non per portare avanti il mio talk assolutamente, io vi dico quello che i dati mi hanno, i dati alla mano mi dicono. Era un po' dimensionata male la cosa, la domanda, perché in realtà quando c'è una direttiva europea che dice tutte le pubbliche amministrazioni, ma anche in Italia da anni che c'è, devono usare formati elettronici e compatibili con tutti gli altri, diciamo con la popolazione. Il sistema è perfettamente compatibile, perché con LibreOffice io posso fare salvo il formato doc e te lo mando in formato doc, io posso salvarlo in formato PDF, perché un documento che ti mando in formato PDF lo legge tutto il mondo, basta avere il lettore PDF. Se nel caso non ce l'hai, uno se lo scarica, se lo mette su, non è che serve alta tecnologia. Appunto, esatto, stavo arrivando a questo. Il concetto quindi è, basta dargli in formato PDF, che sapete benissimo tutti, LibreOffice, Plink, premi il tasto crea PDF e lui lo genera istantaneamente, è il tastino veloce. Quello che queste informazioni, diciamo, sono uscite, l'avevo letta anch'io vagamente questa, poi mi ha ricordato il fatto che invece in realtà è stata molto ridimensionata, molto anche riabbassata, tanto che giustamente i tecnici dicono, se fai anche una migrazione su nuove macchine, ti costerebbe, oltre che solo la migrazione, anche cambiare macchina. Perché sappiamo tutti che una macchina che ospita XP, quanto probabilmente, come funzionerà 8 Pro? Domanda. È inutile che poi prendi le licenze, perché quando una pubblica amministrazione ha comprato le licenze di 8 Pro e me ne ha prese 14.000, e poi salta fuori il malloppo che dice abbiamo bisogno anche di 4 giga per macchina, adesso sto esagerando, però 4 giga per macchina, un i3 di processore, magari meglio i 5, cioè alla fine allora hai speso X euro, ipotizziamo 60 euro a licenza, facciamo licenza studente, quella che costa meno, sì, e dopo 300 euro per macchina, moltiplica per 14.000, i conti casa mia, si fa ancora qualche calcolatrice per fortuna, però qui su questo, quello che invece su Ubuntu, le problematiche che hanno avuto sono state molto minime. Il problema, le spiego qual è, ok, da fastidio, perché logicamente magari aveva anche convenienza, perché vi ripeto, non sono tutti così, ma una buona parte dei venditori di Microsoft ti dicono, guarda, cosa ti serve a Natale? Allora, questo ti fa già capire che qualche dirigente magari gli rompeva non avere l'ultimo iTab, l'ultimo iPad, che gli è sfumato perché Babbo Natale ha tirato dritto al suo cammino. Non voglio dire questo, però, che sia tutta corruzione e cose, perché no, però sì, rispetto, l'avevo letta anch'io e poi si è stata molto ridimensionata.